Sto quesito referendario, secondo me, andrebbe portato ad esempio a tutti gli studenti di scienze della comunicazione. È proprio un ecosistema di marketing perfetto. C'è copywriting e architettura dell'informazione che insieme fanno boom, una bomba. Se notate i verbi utilizzati, nei primi quattro punti è tutto un soppressione, contenimento, riduzione, superamento. E invece l'ultimo punto, che è il titolo quinto, che è la roba più grossa di tutta la riforma, è revisione, l'allero. Cioè la revisione è una roba normalissima, lo fate alla macchina, lo fate alla caldaia, siete in regola, siete contenti e boom. Insieme all'architettura delle informazioni, secondo cui per natura tendiamo a considerare l'ultima cosa di una fila, la meno importante, pensate all'ultimo classificato. L'ultimo classificato poteva anche stare a casa e non preoccupa nessuno. Questo quesito è studiato, non so chi è che l'ha messo giù, ma io lo invidio molto, è stato proprio studiato per portare a pensare che la revisione del titolo quinto sia una cosa trullallero. Gli altri verbi sono così forti, così che la revisione, non so chi sia poi l'ultima cosa, chi se ne frega. Cioè, è l'esatto contrario, il titolo quinto che è la cosa pesante, mentre il CNEL e così la politica in tutta onestà. Grillo sbaglia quando dice votate con la pancia. La pancia, quella a cui si riferiva lui quando diceva apriamo il Parlamento come una scatoletta di tonno, è proprio la stessa pancia a cui fa appello questa serie di verbi così eccezionali, diciamo. Se invece vi mettete lì e usate il cervello, vi verrà spontanea la domanda: ma cos'è sto titolo quinto? Il verbo da usare non era revisione, ma sputtanamento del titolo quinto. Domenica, mi raccomando, ricordatevi di tutte queste simpatiche tecniche che vengono utilizzate per fregarvi tutti i giorni dalla pubblicità e votate no. Come sempre vi ricordo che non c'è nessunissimo quorum, quindi se vanno a votare anche solo tre pirla e votano sì, passa il sì decidendo per tutti gli italiani. Se mettete un mi piace al video e vi iscrivete al canale mi fate un favore immenso. E ci vediamo domani per un altro video sulle molto interessanti tecniche di persuasione che vengono utilizzate dalla simpatica compagnia del sì. A domani!